Giusti Walter presenta Oreste il disc jockey. Signore e signori, buona visione. Ciao Oreste, guarda, ti trovo stamani mattina, ti avevo promesso di farti l'intervista, un'intervistina, ora te la faccio. Come va? Sì, come va Oreste? Diciamo che va sempre bene. Poi ha l'onore di avere a confronto uno dei migliori personaggi a livello musicale di tutta la Toscana, sì? Nell'ambito soprattutto DJ. L'hai visto? Mi si vede su internet, su YouTube, su Google, perché il look e l'immagine attira molto. Che ha lavorato nei migliori locali, ho altre richieste, ho altre perché sia nel modo di farlo, sia nel modo delle immagini, cui attira molto pubblico da ogni tipo di serata, via. Ho capito, però attualmente sei all'Abetone a fare un servizio sociale, via. Sì, perché ho letto un libro dove ci sono i nomi, Oreste o di Orestis, Montanaro, infatti amo molto la montagna, è vero. Infatti amo molto la montagna a livello salutare, a livello di stimolo, che mi attira molto la montagna. E ti ringraziamo molto, Oreste, così farai un po' di pubblicità anche all'Abetone, che ne ha bisogno. Mi conoscono l'Abetone, specialmente quelli del Lupo Bianco, quelli del... Io sono conosciuto da tutte le parti, uno che lavora nel mondo spettacolo e c'è gente, chi ti saluta. Mi fa molto piacere quando salutano i bambini. Questa è una bella cosa. Sì, perché vedono l'immagine di Luca e salutano e... Molto, vuol dire che hai un'anima nobile, sì, perché immagino. Se apprezzi molto i bambini vuol dire che sei una persona che salutano subito appena ti vedono. Molto probabilmente ti vorranno anche bene, perché, sì, perché vuol dire tanto l'immagine che attira molto. Ti capisco, ti comprendo, ti ringrazio anche per tutte queste belle cose che stai dicendo. Sì, sì, giusto, perché chi vive il mondo spettacolo ha il suo modo di essere tutto a distante dagli altri, capito? Capito. Però sai, nel mondo dello spettacolo circolano tanti soldi. Sì. Purtroppo a te di soldi te ne circolati sempre ora, pochi. Scende affatto quello, ora riguarda, se si tratta di farsi da tutte le serate, allora c'è gente che prende anche 1.000 euro a sera. No, mi ricordo anche, dipende come sai cosa è il mondo spettacolo, che molti vanno quasi per beneficenza, via. Sì, sono anche per tanti locali chiusi per problemi di droga e sì, attualmente. Anche quelli che si chiamano grandi, Sì. Senti, artisti. Poi te hai fatto anche altri lavori, hai fatto il cuoco. Sì, facevo cuoco. Lavoravo nei ristoranti, avevo incidenti, che a quell'altro si chiama libero professionismo, uno può svolgere anche tutte le sere. Ho capito. Anche tutte le sere. E attualmente te all'Abetone fai qualcosa per l'Abetone, perché fai qualcosa di gratis, sei un volontario, diciamo. Allora, se vogliono far serate così me lo dicano. Te lo dicano e te le fai, sì. Sì, sì. Va bene, senti, io ti ringrazio della tua intervista, se vuoi salutare qualcuno salutalo ora. Saluto poi... tutti quelli che mi conoscono ovviamente. E che ti diciamo, vogliano bene. Sì, tutti quelli che mi conoscono, sono tanti, se dovessi dire tutti i nomi mi ci vuole un anno. Piccoli, maschi, femmine. Va bene, ti ringrazio molto Oreste, buona fortuna e buon lavoro e tante belle cose per te. Grazie a tutti. Ciao.